Massimo on the road oggi al Teatro San Babila di Milano. Siamo felicissimi perché tra poco ci godremo Fame, saranno famosi il musical, e qua siamo in compagnia di Marco Vaccari, insomma direttore artistico di questo teatro così importante. Sì, direttore artistico, in questo caso anche interprete. Insomma, sì, siamo contenti perché l'operazione è, secondo me, eccellente. I risultati ci sono, il gruppo è stupendo e anzi sono contento di farne parte, perché se lo spettacolo fosse stato modesto avrei avuto qualche preoccupazione in due sensi, quindi. Ma noi abbiamo fatto una puntata tutta dedicata in radio, devo dire gli ascolti sono stati altissimi perché Fame è nel cuore di tutti noi, poi interpretato da questi, siamo in 19 se non erro, 18 professori e poi tutti gli altri, gli allievi della scuola, del college, appunto saranno famosi. E sì, siamo un bel gruppo numeroso, non avrei mai pensato in passato di riuscire a fare stare un musical qui, in realtà ci sta perfettamente, anzi secondo me la dimensione giusta per questa tipologia, per il tipo di allestimento, quindi contenti, è un gruppo scatenato e più di così, poi in mezzo alla gioventù sono il più vecchio. Ma sei severo Marco, sei severo Marco. D'altra parte quello che è, certo. No, ma sono contento. Una volta si eri più giovane in compagnia, adesso si è più vecchi, quindi vabbè. Ma l'esperienza, no? Dai, viene, insomma, importante. Certo. È vero, è vero, l'esperienza è sempre importante, poi si è sempre giovani col teatro, eh? Sempre. Sì. Tendenzialmente è un lavoro che fa rimanere abbastanza giovane, almeno nello spirito, poi vabbè, il corpo invece. Fino al 14 di aprile potete godervi questo bellissimo musical qui al Teatro San Babila, che è un teatro magico perché è intimo, mi piace molto per quello. Sì, è un teatro, è il classico teatro a Milano per la prosa, il salotto milanese della prosa si è sempre detto. E in realtà anche questa dimensione la dimensione del musical più grande, più aperta, in realtà secondo me guadagna anche molto in questa dimensione. Gli spettatori sono lì a due passi e sono addosso anche dalla galleria, che dalla quale si vedono anche molto bene le coreografie, quindi è tutto, li abbiamo addosso in un abbraccio collettivo veramente caldo, devo dire. Il teatro è anche questo. È bellissimo questa cosa qua, quindi non è facile per nessuno, ma sicuramente il coinvolgimento è altissimo. E adesso noi ce l'andiamo a godere. Grazie Marco. Grazie a voi. Venite. Poltronissima, assolutamente, ve lo consiglio. Ciao.